Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Ci occuperemo di modifica di assiemi tramite sostituzione, perdono, tramite duplicazione di parti. In questa parte del menu degli assiemi c'è un gruppo che si chiama serie. Ecco, in questo filmato ci occuperemo di questi comandi serie, specchio, copia, che fanno parte del gruppo serie, mentre non guarderemo la serie i copy, che è un comando abbastanza avanzato e comunque ancora i logic non li abbiamo affrontati nel corso e quindi trascureremo questo comando. L'assieme con cui avremo a che fare è questo assieme qui, quindi è un piatto forato. E se contate, nei fori sono inseriti dei perni e delle viti con una rondella. E quindi sostanzialmente sono allora, sei perni, sei viti, sei rondelle e un piatto forato, sono 19 componenti. Assemblarla un componente per volta è piuttosto lungo. Quindi proprio è lo scopo di questo filmato è proprio di far vedere come si può costruire un assieme del genere, una volta che si hanno i quattro componenti, in maniera molto semplice usando questi comandi qui. Li affronteremo tutti e poi scopriremo che in realtà di tutti questi ce n'è uno che è sicuramente conveniente, gli altri un po' meno. Allora, partiamo dalla costruzione dei quattro componenti, quindi del piatto, della rondella, del perno e della vite. Allora, chiudiamoci il nostro pezzo finito, il nostro assieme, e apriamoci un piatto forato 00 che sa ci sarà quello che ci farà da modello, piatto forato 00 IPT. Allora, il primo piatto forato lo costruiremo esattamente come vedete qui, cioè adesso le dimensioni chiaramente le andiamo a ricavare. Con un cilindro filettato, un cilindro non filettato, qui infileremo la vite, si avviterà la vite e qui si infilerà il perno. Allora, file, nuovo, isomillimetri, dividiamo lo schermo in due. E andiamo a cominciare la nostra costruzione. Rispecchiamo esattamente le lavorazioni che troviamo qui. Quindi apro il primo schizzo che è fatto sul piano XY e di qua apro uno schizzo sul piano XY e faccio le stesse identiche cose. Quindi costruisco un primo cerchio di diametro 100. Che vado a posizionare con il proprio centro sull'origine, poi costruisco un cerchio, quindi cerchio, che vado a posizionare a 40, allora allineato con l'origine. E a distanza 40. Poi ora vado di qua per vedere come ho fatto gli altri cerchi. Ne prendo uno e vedete che è una serie, modifica serie, quindi andiamoci, sono 12 sull'asse Z a 360 per 360 gradi, quindi facciamo la stessa cosa di qua, andiamo a costruirci una serie circolare ovviamente. Qui c'è qualcosa che non ho definito, cioè il diametro, che se non ricordo male è eccolo qua, 8, fatemelo spostare, 8, perfetto, quindi andiamo a dare il diametro 8. E poi costruiamo la nostra serie circolare con questo elemento, l'asse Z, e qui c'è questo problemino qui che c'è il comando di serie circolare, per cui devo
Vediamo se prendendo solo il punto sull'asse, perfetto. E qui 12. Ok, confermo, ok. E abbiamo costruito lo schizzo 1, completamente vincolato, fine. Anche di qua, fine. E andiamo a vedere il valore dell'estrusione, modifica lavorazione. È un'estrusione da 10, quindi da qui faremo la stessa cosa. Nel pezzo che stiamo costruendo faremo la stessa cosa. Un'estrusione da 10, perfetto, l'ha presa già, ok. Andiamo a mettere a posto l'inquadratura. Imposta adatta alla vista. Ok, e salviamolo come piatto forato file. Salva con nome piatto forato tratto 000 film. Ok, per non andare a buttare via quello che c'è già in memoria. Ok, andiamo avanti. Qui dopo c'è una seconda estrusione della parte sopra. Andiamoci a vedere i valori, quindi 60. Qui andiamo a farla subito. Cerchio. Vuota. 60 posizione concentrico fine anche di qua fine e andiamo a vedere il valore dell'estrusione con modifica lavorazione è ancora un'estrusione da 10 annulla andiamo di qua estrusione questo da 10 ok. Abbiamo fatto i primi due solidi. Adesso qui ci parla di raccordi e vediamo che sono tre spigoli raccordati. Apriamo la lavorazione per vedere di quanto 2 mm, quindi 1, 2 e 3. Annulla di qua, raccordo 2, perfetto, 1, 2 e 3. E diamo l'ok. Andiamo avanti. Lavorazione successiva, c'è l'estrusione, ancora un'estrusione di che cosa? È quel foro centrale, immagino, ecco qua lo schizzo, esatto. È un diametro 30 fatto su questa superficie e poi scavato. Quindi qui schizzo, qui cerchio, diametro, vincolo. Fine. Estrusione anche di qua non c'è bisogno, chiudiamo solo l'estrusione, questa fino si vede la luce, quindi vuol dire che è tutto estruso, estruso. Quindi estrudiamo a scavare tutto. Ok. E anche questa lavorazione è pronta. Bene, passiamo di qua. Questa l'abbiamo fatta, ci rimangono le filettature. Sono 6 filettature, quindi si tratta di andare sui 6 fori, partiamo da uno qualsiasi, un foro sì, un foro no, aggiungere una filettatura. Andiamo a vedere che filettature sono. Modifica lavorazione. Sono isometriche, ISO, profilo metrico da 8, 8 per 1,25 destre. Allora, andiamo di qua. Filettatura. Prendiamo un foro, partiamo da questo e mettiamo ISO 8, 8 per 1,25 destro, profondità, tutto, profondità completa, perfetto. Ok, se non ricordo male non si riesce a fare più facce, vediamo se ce la posso fare, no, bisogna fare proprio 6 filettature. Qui non si riescono ad aggiungere altre superfici, quindi una per volta, una. Poi filettatura, i parametri sono già a posto, questa. Ok, stessi parametri, ok. Poi filettatura, questa.
filettatura. Questa, ok. Filettatura questa. Ok, ne mancano due, filettatura, ok, anzi, le ho fatte tutte anzi probabilmente, filettatura, adesso le andrò a controllare, e questa filettatura, qui, eh sì, sono tutte anzi con profilo ISO, profilo metrico 8x1,25, adesso me le riguardo tutte perché probabilmente ho fatto un errore, filettatura, modifica lavorazione. È una cosa che si mette a posto molto velocemente. 8, filettatura, modifica lavorazione, ISO, profilo metrico. La 4, filettatura, modifica lavorazione. ISO profilo metrico, ok, la 6 dovrebbe essere già stata fatta corretta, modifica lavorazione, ISO profilo metrico, tutte 8, 1 e 25, il pezzo è esattamente la stessa cosa del pezzo del piatto forato 000, quindi piatto forato 00 firma uguale, salva. Andiamo a fare il perno. Allora, di qua inizio. Che perdo tutto, perno 00 IPT. Dividiamo in due. Beh, facciamo una nuova parte subito. Inizio nuovo, ISO millimetri. Dividiamo, ne fa 4. Allora, questo qua l'originale, lo mettiamo vicino all'originale del piatto e questo è quello che devo fare, lo mettiamo vicino al perno, al piatto forato per il film. Perfetto, allora questo è il modello, una prima estrusione con uno schizzo da 14, facciamolo sul piano XY, origine XY, cerchio, diametro 14 e posizione col punto centrale. Fine. Vediamo di qua, fine, andiamo a vedere l'estrusione, modifica lavorazione di quello lì, era un'estrusione di 3 mm, quindi di qua estrudi per 3 millimetri, ok. Poi qui dobbiamo fare questa seconda lavorazione su questa faccia, quindi avvia schizzo su questa faccia, facciamo già il cerchio, andiamo a renderlo subito concentrico e andiamo a vedere il valore di qua. Estrusione, schizzo 2 da 8 e già che ci siamo, fine schizzo, vediamo anche il valore modifica lavorazione da 24, 8 per 24. Annulla di qua, quota 8, fine, estrudi. 24. Ok, andiamo a inquadrarlo e a salvarlo. Allora, tasto destro, imposta vista corrente come inizio ad alta la vista, file, salva con nome perno 000 film. Perfetto, il secondo componente è fatto, quindi abbiamo sia il piatto film che il perno film. Adesso ci manca la vite. Allora, inizio è una ISO 4672 M8x30.
è questa. Chiaramente questo prefisso vite vuol dire che questa l'ho salvata con un nome, ma è un pezzo del centro contenuti e quindi è inutile mettersi a rimodellarla da capo, cilindri, filettature e tutto il resto. Allora, come essendo un pezzo del centro contenuti, questo si fa file apri, ma non apriamo un disegno d'invento, bensì apriamo un dal centro contenuti. Quindi andiamo a cercare, adesso si è aperta di là la finestra, una ISO 4762, ISO 4762, questa famiglia, ok, è una M8 per lunga 30, quindi questa. Non sembra che ci siano problemi di più passi, quindi dovrebbe essere quella giusta. Se no, possiamo fare informazioni sulla famiglia, non c'è bisogno. La possiamo selezionare, applica, viene creata una ISO 4762 M8 per 30, eccola qua, annulla, perché l'abbiamo già fatta, annulla, fatta. Adesso anche questa la salviamo. E la salviamo con il nome vite tratto 00, tiriamo via questo ISO tratto 00 slash film. Allora, file, salva con nome, non nella cartella dove metterebbe della macchina, dove metterebbe tutti i pezzi del centro contenuti man mano che io li trasformo in disegni, ma nell'area di lavoro. Vite. Prendiamo questo nome, ISO 476M8 per 30 slash 00, come abbiamo fatto di là, aggiungiamoci per gli altri due pezzi, aggiungiamoci il suffisso film e salviamola. Perfetto, quindi abbiamo la vite, questa è quella di cui con cui ho fatto le prove, abbiamo il perno, questo è quello con cui ho fatto le prove, salvare direi di no, e poi abbiamo il piatto forato film e il piatto forato con cui ho fatto le prove. Quindi questi sono i tre pezzi per il film. Dobbiamo fare l'assieme. File, nuovo, anzi facciamo così, inizio, nuovo, assieme, in millimetri. Assieme 2, andiamo a posizionare il piatto. Posiziona il piatto forato 00 film, piatto forato 00 film e lo posizioniamo grounded all'origine, fissato all'origine e poi diamo ok. Poi andiamo a posizionare un perno e una vite. Allora, partiamo dal perno, inserisci, posiziona il perno del filmato. Ok, giriamolo attorno all'asse o Y o X di 100, o X o Y di 180 gradi. Allora, ruota X di 90, ruota X di 90, perfetto. E ce l'abbiamo pronto e lo andiamo subito a inserire, quindi vincola questo con questo e poi ok, poi lo estraiamo. Questi sono i famosi due vincoli. Questo è un perno, quindi abbiamo dato l'asse, adesso gli diamo questa superficie sulla superficie questa sotto, sulla superficie sopra del piatto e così abbiamo perfettamente sistemato. Ok, chiaramente il perno messo così può ruotare, ma non ci può interessare. Applica a nulla. Inseriamo la vite, posiziona vite nel filmato, eccola qua, anche questa la dobbiamo ruotare questa volta attorno a Y, ci basta, di 90 gradi, sperando che prenda il verso giusto, perfetto, ok. Andiamo a vincolarla, asse con asse e al solito, ok. Ma perché annulla? Asse con asse, ok,
Poi andiamo a spostarla e andiamo a vincolare al solido la superficie sotto. Per il momento la facciamo statica con questa superficie qui. Ok, applica, annulla, finito. I due pezzi, i tre pezzi diversi li abbiamo inseriti nell'assieme. Allora, al solito, fermiamo il tutto, salviamo l'assieme, imposta vista corrente adatta alla vista, fai salva con nome assieme, piastra montata 00 e ci mettiamo anche qui film. Adesso, se vogliamo completare questo assieme, o con santa pazienza andiamo a inserirci altri 5 perni e altre 5 viti e le andiamo a posizionare ognuna per una coppia di vincoli. Le viti e i perni li possiamo inserire tutti insieme, prima tutti i perni, per esempio, poi tutte le viti, e poi però vanno in ogni caso vincolati uno per volta. Oppure possiamo ricorrere a questi comandi qui di serie specchio copia. E ripeto, qui ce n'è un altro, la serie, la iCopy, che però non vediamo in questo filmato. Allora, cominciamo a specchio. In realtà specchio e copia risolvono poco, nel senso che in questo momento ce ne ho inseriti due, quindi lo specchio me ne inserisce altri due, la copia me ne copia uno per volta. Quindi è un po' come inserirli uno per volta, prima tutti i perni e poi tutte e cinque. Però, per completezza li vediamo tutti. Quello che effettivamente risolve parecchie cose velocemente è la serie, però lo vediamo per ultimo e faremo anche delle modifiche alla nostra piastra per poterlo usare con maggior successo. Allora, cominciamo da specchio. Lanciamo il comando e ci si apre questa finestra nella quale ci sono la scelta dei componenti e del piano di riflessione. Una finestra dove man mano che scegliamo i componenti, questi compariranno con un certo stato. Poi qua sotto il flag per specchiare le relazioni e per fissare i nuovi componenti, cioè per metterli a terra come se fossero la piastra, come abbiamo fatto per la piastra che l'abbiamo messa grounded, fissata a terra quando l'abbiamo inserita. Poi c'è sotto, si apre quando abbiamo riempito questa finestra, si apre un secondo menu successivo. E poi c'è qua sotto una doppia serie di flag. La prima che dice di riutilizzare i contenuti standard, cioè i componenti in archivio, e sicuramente questa va lasciata. La seconda, che cosa vogliamo vedere dei componenti che vado a specchiare? Li posso vedere tutti se lascio tutti i flag, posso vedere solo quelli speculari, quelli riutilizzati, quelli contenuto standard, che adesso lo capiremo meglio quando andiamo a istanziare questa finestra. Quindi questo, diciamo, è l'anteprima componenti, lasciamoli tutti accesi e si fa prima. Allora, vogliamo fare lo specchio. Il piano di riflessione ve lo decidiamo dopo, i componenti. Primo componente che specchiamo e secondo componente che specchiamo. Il piano di riflessione. Il piano di riflessione prendiamo in uno qualsiasi, può essere il piano XZ, e allora vedete che compaiono due nuovi pezzi, uno giallo e uno verde. Allora, se notate, quello giallo è la vite e guardate, questa è la vite. Allora, il concetto, questi colori funzionano così. Questi due sono quelli che ho selezionato. Questi sono quelli che sto vedendo specchiati. Se io tolgo questo flag, li tolgo tutti e tre, uno, due e tre, gli specchiati non li vedo. Ok, contenuto standard non mi fa vedere la vite perché quella vite in realtà io l'ho derivata da un contenuto standard. Quindi adesso rimetto tutti i flag qua sotto e questo non lo toccherò più. E vedo giallo quello che qui vedo giallo e vedo verde quello che di qui vedo verde. Allora, adesso questi sono stato componenti. Che cosa vuol dire stato componenti? Stato componenti, quello che è verde è un componente che viene specchiato, ma al quale viene dato un nuovo nome. Se vado avanti, se vedete che si è acceso successivo,
Se io adesso andassi avanti lasciandolo verde, questo cambierebbe nome. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, perno 00 film, mirrato, specchiato, torniamo indietro. Se adesso io questo lo faccio diventare giallo cliccandoci sopra e vado su successivo, quel nome non c'è più, perché lui a questo punto prende, torna alla selezione, prende questo componente qui e lo porta, vedete che è giallo, e lo porta nella posizione di specchio. Esattamente con lo stesso nome, cioè prende questo componente e lo specchia di là, esattamente come fa per la vite, la quale vite, se io ci clicco sopra, può assumere solo due stati: il giallo, che sappiamo che vuol dire che viene specchiato, e il grigio, che praticamente vedete che sparisce. Adesso io lo faccio diventare giallo, ricompare, grigio sparisce, che praticamente è un modo per deselezionare quel componente dall'operazione di specchio. Quindi con questo stato, queste tre cose, con questi tre colori qui, io posso decidere di cambiargli nome, specchiarlo così com'è, eliminarlo dalla selezione del mirroring. Ok, adesso mettiamoli tutti e due gialli, il piano l'abbiamo già fissato perché qui vedo già l'effetto dell'operazione, vado su successivo, lascio anche specchia relazioni e fissa nuovi componenti, vado nel successivo. E do l'ok, non mi viene proposto nessun cambio di nome e do l'ok. I pezzi sono lì specchiati. E vedete che sono questo e questo e sono tutti e due grounded. Quel pin lì vuol dire che è un componente che è stato fissato a terra. Se io ne vado a vedere le proprietà, vedete, è fissato. E anche questo, anche se vado sopra dice acquistato, ma comunque vabbè. Se vado qui, tasto destro, anche lui è fissato. Perché questo? Perché quando ho fatto l'operazione, se vi ricordate, la rilancio, riapro il comando di specchio, gli ho detto di fissare i nuovi componenti. Allora, in realtà, quando ho fatto l'operazione, io gli ho detto anche di specchiare le relazioni a nulla qui. Ma queste relazioni, attenzione, non sono le relazioni che io mi aspetto, che potrei aspettarmi, che sono le relazioni, apriamo la vite originaria e la vite specchiata. La vite originaria ha le due relazioni con le quali io l'ho posizionata, l'asse e la superficie. La vite specchiata non ce le ha quelle relazioni lì. Allora, queste relazioni di cui parla il comando serie specchio, scusate, insisto a sbagliare, queste relazioni di cui parla il comando specchio sono le relazioni fra i corpi che io specchio, cioè se ci fosse stata una relazione tra questa vite e questo perno, allora sì, me la sarei portata dietro nella vite, nel perno specchiato. Ma non essendoci nessuna relazione fra questi due componenti, anche se io qui metto uno specchio a relazioni, questa relazione non viene portata dietro. Questo che cosa significa? Che le relazioni fra la vite originaria e la piastra, il perno e la piastra, non ci sono nei comandi specchiati, cioè questo componente è libero di andarsene. Ah, scusate, è vincolato a terra e quindi sta lì perché è vincolato a terra. Se io adesso questi due li elimino, elimina. Se io adesso vado a rifare il comando specchio e tiro via questo fissa nuovi componenti, i componenti li scelgo, sono sempre gli stessi. La modalità di specchio è sempre la stessa, gialla. Il piano di specchiatura è questo. Quindi, se io vado a fare la stessa operazione di specchiatura di prima, ma tiro via questo fissa nuovi componenti, lascio specchia relazioni successivo, non ci sono nomi, do l'ok, questi pezzi non sono fissati nell'uno o nell'altro, cioè non sono vincolati correttamente perché quel comando che c'è dentro il comando specchio, specchia relazioni, è relativo a relazioni fra i due pezzi che specchio e non fra un pezzo specchiato e un pezzo originario. Non so se è chiaro il concetto. Questo che cosa significa? Che sostanzialmente questo comando, infatti io lo uso pochissimo, cioè per dire anche che non lo uso mai, questo comando lo uso solo se voglio differenziare il pezzo specchiato e magari poi entrare successivamente sulla IPT del pezzo specchiato e fare una leggera modifica. Allora, in questo caso sì.
anche se il nome Mir me lo vado a gestire, cioè ci metto io i miei nomi quando mi presenta, quando mi presenta il successivo, quando mi presenta il successivo, questo nome qui io lo vado a cambiare, ok? Qui vado a mettere il nome che mi serve. Quindi l'unico momento in cui, l'unica occasione in cui uso questo comando di duplicazione nella costruzione degli assiemi, di duplicazione dei parti, comando di specchio, è se voglio specchiare un componente che poi andrò leggermente a modificare. Il motivo per cui non lo uso è che non mi porta dentro le relazioni che c'erano tra il pezzo originario e altri pezzi che non specchio. Per cui devo rifarmi il tutto a mano. Spero di essere stato chiaro. Quindi eliminiamo questi due pezzi, via e via, cioè ripristiniamo l'assieme senza nessun comandi di mirror e costruiamoci un quarto componente, una rondella. Che poi andremo a inserire sotto la vite o sotto il perno e legheremo che poi rondella che legheremo appunto alla vite o al perno, dipende da dove andiamo a mettere, che poi quando andiamo a speccare vedrete che si porterà presso la relazione con il componente sotto cui si trova. Supponiamo, facciamo la vite. Allora io una rondella ce l'ho già fatta e me la diciamo, mi faccio vedere le dimensioni se la volete rifare, non sto a rifarla. Allora, è una rondella di diametro 13 esterno, 8 interno, con un raggetto di raccordo spessa, credo, 1 mm, 2 mm, quello, 1 mm, credo, a vederla. Modifica lavorazione, spessa 1 mm, ok, e con un raggetto di raccordo sulle due facce interne, sui due spigoli interni, raggetto di raccordo di 0,25 mm. Benissimo, adesso questa rondella io vado a montarla sotto la piastra montata, nella piastra montata vado a montarla sotto la vite. Allora, per farlo chiaramente devo sbloccare uno dei due vincoli che ho messo alla vite, che è il vincolo di coincidenza tra le due facce. Allora, questo lo elimino in maniera che la vite sia estraibile, rimane in asse ma estraibile. Vado a portare dentro la rondella, posiziono la mia rondella, eccola qua, la vado a mettere in un posto comodo, ok, dopodiché la vado a posizionare e vado a mettere questa superficie attaccata alla superficie sotto della vite. Allora, vincolo, questa superficie si è girata in maniera, questa superficie con la superficie sotto. E do l'ok. Poi vado a mettere il suo asse coincidente con quello della vite. Ok, quindi ho messo due vincoli della rondella con la vite e adesso vado a sistemare la rondella. La faccia sotto la rondella sulla piastra. Vado poi a posizionare questa faccia con la piastra. Quindi ho, no, scusate, qui ho sbagliato, due. Ok, e questa l'ho sistemata. Quindi io ho montato la mia rondella sotto la vite. Adesso si vede poco perché ho mantenuto lo stesso colore grigetto, non ho cambiato i colori dei materiali, il materiale di default usato, quindi, però vedete che è lì posta sotto la vite, la funzione della rondella sotto la vite e sopra la faccia della piastra. Benissimo, adesso vado a rifare un mirror. Allora, mettiamoci in questa situazione, vado a rifare un comando di specchio. Prendo sia la rondella che la vite che il perno.
i tre, adesso sono diventati tre. Gioco qui con gli stati. Allora, io direi di non duplicare nessuno, di non cambiare nessun nome, quindi metterli tutti gialli, di scegliere questo piano, il piano ZX come piano di riflessione. Vedete che sono tutti gialli al di là del piano di riflessione. Di lasciare specchia relazioni e di fare successivo e poi ok, non ci sono nomi proposti e di dare l'ok. C'è un mi dà un messaggio di errore, cioè c'è una relazione coincidente 8 è incompatibile rispetto a un'altra. Accettiamola e andiamo a vedere quello che è successo. Allora, la rondella specchiata, vedete, è cambiata, cioè questa seconda relazione si è portata dentro le due relazioni che sono le due relazioni che c'erano anche di qua, coincidente 4 e coincidente 5, che sono fra le rondelle e il dado e la vite, scusate, ma portandosela dentro una chiaramente la faccia della rondella con la vite non sono più le stesse. È un errore stupido questo qui, però questa relazione se l'è portata dentro, mentre non si è portata dentro assolutamente la relazione tra la rondella e il piatto forato. Quindi io ripeto, ho fatto lo specchio con specchiando anche le relazioni, ma ha dato un errore su una l'ha portata, una delle due che doveva portare l'ha portata. Le due che doveva portare sono le relazioni fra la rondella e la vite. Una di queste due ha dato un errore, una l'ha portata e si è persa la relazione fra la rondella e il piatto forato. Allora, usare un comando del genere per poi dover rimettere a posto tutte quante le relazioni di montaggio, capite che insomma è meglio fare tante copie e farsele a mano, montarsele una per una. Questo è il comando specchio. Il comando copia è assolutamente la stessa roba dello specchio, in più. Se lo lancio, mi dice selezionare un componente. Per esempio, selezioniamo questo. C'ha lo stesso giochino con gli stati. In questo caso, essendo un componente che non può, a cui non posso cambiare nome, non mi fa vedere il verde. Se selezionassi anche la rondella, quella rondella lì, vedete che quella può essere verde, gialla o esclusa. C'ha lo stesso giochino sugli stati. C'ha copia relazioni, fissa i nuovi componenti. Ma successivo la struttura è esattamente la stessa, quindi mettiamo anche questo giallo, fissa nuovi componenti successivo, copia relazioni successivo, non cambio il nome perché sono tutte e due gialle, ok, non cambio il nome perché sono tutte e due gialle, successivo, do l'ok e mi ritrovo con questi due pezzi messi così. Se adesso do l'ok, tra l'altro sono anche due pezzi che ho copiato, ma sono non spostabili perché ho messo il grounding, come li ho messi a terra, e quindi qui c'è il suo fissato, qui c'è il suo fissato anche lui. Direi che questi comandi a poco servono. Ben altro invece è l'utilizzo del comando serie. Serie, e adesso lo apro e vi faccio vedere. Vabbè, oltre alla serie rettangolare, alla serie circolare, c'è questa serie qui, serie associativa. Che cosa vuol dire questa serie associativa? Allora, se io la piastra, invece di farla con una serie di fori tutti uguali e poi su sei sono intervenuto per fare le filettature, se io la piastra avessi fatta sei, un foro normale, un foro filettato, una serie di fori normali dal primo che ho fatto 6, una serie di fori filettati dal primo che ho fatto altri 6, potrei agganciare il posizionamento la duplicazione dei nuovi componenti a queste due serie che ho creato nella piastra iniziale. Allora, detto così, verrebbe via molto veloce il completamento di tutto l'oggetto con tutti e 12 i perni. E allora i sei perni, le sei viti e con anche le sei rondelle, verrebbe via proprio velocissimo. Detto così sembra complicatissimo. Adesso seguitemi nello sviluppo di una piastra fatta con due serie di fori, uno filettato, uno no.
e poi l'utilizzo del comando serie e vedrete che è serie associativa e vedrete che in quattro passaggi finiamo l'oggetto. Prima di procedere, sistemiamo questa relazione. Allora, la attiviamo, modifica o recupera, ma facciamo prima con modifica. E quello che è sbagliato è il giallo, la seconda. Probabilmente basta vedendo le frecce, basta cambiare. No, questo è giusto. Vediamo se così si sistema. Ok, perfetto. Vedete, era solo un problema che facendo il mirror aveva cambiato la direzione dell'asse e quindi ci è voluto poco per sistemarlo. Adesso invece sviluppiamo il discorso della serie. Allora, bisogna rifare la piastra, bisogna farla in maniera differente. Allora, inizio. Nuovo ISO millimetri. Allora, dividiamo in due lo schermo. Adesso chiaramente questo perno potrebbe anche non servirci più, potremmo anche chiuderlo. La vite non ci serve più, la chiudiamo. Questa piastra montata, sì. La teniamo e la mettiamo qui nella parte di destra, parte 7, la rondella la possiamo chiudere, salviamola, visto che ci chiede di salvarla, e qui è il nuovo piatto forato che dobbiamo fare. Allora, piano XY. E facciamo una cosa, qua andiamo ad aprirci, questo apri. Ok, quindi abbiamo una prima estrusione di 10 mm, ok, di un piatto circolare diametro, vediamo lo schizzo, diametro 100. Allora, piatto diametro 100, andiamo a posizionarlo, estrudiamolo di 10 mm, quindi origine. Poi fine, lo schizzo è vincolato, fine, estrudi, 10, già fatto. Ok. Quindi qua chiudiamo lo schizzo, fine, schizzo 2, la seconda estrusione, 60, anche lei credo per 10 mm. Vediamo il valore della lavorazione, 10 mm. Ok, quindi di qua. Facciamo l'inquadratura, 60, su questa faccia, quota, fine, estrudi di 10 e ok, di qua i raccordi erano raccordi, se non ricordo male, da 2 mm, modifica lavorazione, 2 mm, erano tre raccordi, annulla, raccordi, 2 mm, questa fa, questo spigolo e questo spigolo, ok. Poi c'è lo schizzo centrale. Lo schizzo del foro centrale che è 30 e passa tutto, quindi avvia schizzo di qua su questo cerchio, diametro 30, concentrico, fine, estrudi questo a tagliare tutto. Ok,
E adesso facciamo il primo foro. Allora, per fare il primo foro usiamo questo comando qui e facciamo un foro, quindi uno schizzo su questa faccia, un punto, ok, e poi andiamo a posizionarlo allineato con il centro e a distanza. Vado a memoria era 40, adesso lo andiamo a controllare, questo è completamente vincolato fine, andiamo di qua, dobbiamo andare sul primo schizzo, qui è rimasto qualcosa attivo, ok, primo schizzo, vedete, il primo foro è corretto a distanza 40, perfetto, quindi qui chiudiamo lo schizzo e qui facciamo il foro. È un foro passante, senza sede, da 8 mm. Dunque, questo è A e questo è tutte le facce. Ok. Adesso questo lo serializziamo. Circolare, questa lavorazione, l'asse, lo Z. Ok, 6 lavorazioni su 360 gradi, ok, e diamo ok. E questi sono i 6 fori. Chiamiamola piastra piatto forato 001 film, file, salva con nome, file, salva con nome, piatto forato. Piatto forato, facciamo quel 001 film. Perfetto. Allora, già basterebbe questo per farvi vedere la serie associativa nell'assieme, però facciamolo tutto. Mettiamo un altro punto qui, altro schizzo, via, qui. Facciamo il nostro punto. Lo sposto prima a mano e poi lo allineo. Questo con il punto centrale e poi la distanza è sempre 40. Da qui al punto centrale 40. Perfetto, completamente vincolato fine e andiamo a fare dei fori che questa volta sono fori filettati. Allora, filettato, ISO. Profilo metrico da 8 per 1,25 tutte le facce. E diamo l'ok. Facciamo la seconda serie, questa lavorazione qui. L'asse è sempre l'asse Z, sono 6 su 360, esattamente come erano 6 su 360 quelle di prima, e diamo l'ok. Quindi abbiamo fatto una piastra con 6 fori da 8, questi non mi sembrano tanto da 8 confrontati con questi, e 6 filettature da 8. Diamo un'occhiata un attimo a questa prima lavorazione, foro 1, modifica lavorazione, vediamo se è da 8, sì è da 8, ok. Diamo un'occhiata anche sul foro 2, modifica lavorazione, è da 8, perfetto, ok. La vista inganna. A questo punto abbiamo il nostro piatto forato con le due serie. Salva. Andiamo nella piastra montata. Cambiamogli subito nome. Fai salva con nome 01. E andiamo a fare aggiornare l'assieme. Sì, e andiamo a fare la sostituzione della piastra. Allora, per prima cosa cancelliamo questi componenti qui copiati. Questo non l'ho ancora preso. 1, 2, cance. E cancelliamo anche questi specchiati. Cance, cance e anche la rondella. Ok.
Quindi abbiamo il nostro assieme piastra montata 001 film. Andiamo a sostituire il piatto con il piatto forato 00 con il nuovo piatto 001 costruito tramite serie. Allora, questo è un comando che abbiamo già visto negli altri filmati, quindi lo faccio velocemente. Sostituisci con il piatto. Adesso qui sarà un problema trovarlo. Piatto forato, però ce l'ho già qui. Piatto forato 00 film, 001 film, apri. Le famiglie di componenti. Allora, qui è il solito messaggio. Adesso si perderà un po' di relazioni, perché quando dà questo messaggio dice che deve essere tutto mantenuto, ma in realtà poi dopo fa quello che gli pare. Allora, diamo un'occhiata a quante ne abbiamo perse. Insomma, non sono poche quelle che si andrebbero a perdere. Una, due, quattro relazioni. Se considerate che in totale ce ne sono 3, 4, 5, 6, qui sono 4 relazioni più il perno, che credo siano altre 2 relazioni, ce le perdiamo praticamente quasi tutte. Accetta. E poi succede anche un'altra cosa, che il perno, quindi adesso qui ci sono le relazioni che chiaramente sono saltate, che il perno è andato a finire sulla filettatura e la filettatura è andata a finire sul perno. Qui c'era la filettatura, cioè la vite stava nel foro del perno e il perno stava nel foro della vite. Allora, mettiamo a posto, partiamo dal perno, che quindi avrà altre 2 relazioni sbagliate. Allora, vediamo la prima di coincidenza. Questa è una coincidenza che va messa a posto, modifica o recupera. Facciamo modifica perché facciamo prima. Quindi quello è l'asse del perno, il 2 deve essere questo asse di questo foro. Perfetto. E gli diamo l'ok. Accetta la relazione. Questa dell'asse l'abbiamo messa a posto. C'è ancora il perno, il problema che adesso lo portiamo fuori, il problema della superficie. Allora, anche questa facciamo modifica. Allora, anche questa vedete che è sbagliato. Allora, la prima superficie, la verde, è giusta. E la seconda che va ridefinita, che è questa. Facciamo così, diamo l'ok. Accetta la relazione e vedete che anche la seconda relazione, cioè il perno, è messo a posto sia per quanto riguarda asse, l'asse, prima relazione, sia per quanto riguarda la superficie d'appoggio, che coincide là sotto con la del perno, con la sopra del piatto, e quindi è messo a posto. Il perno è a posto. Adesso andiamo a vedere la filettatura e quindi la rondella e la vite. Allora, partiamo da questa relazione che è una relazione sull'asse, l'asse della vite con l'asse del piatto. Forse, siccome la vite, vedete, c'è una relazione qui e una relazione qui, questo è sbagliato quando l'assieme di partenza. Cioè, scusate, sì, il posizionamento della vite è fatto una volta con l'asse della vite, una volta con la superficie della rondella. Allora, conviene che posizioniamo tutto sulla rondella, che mandiamo tutto alla rondella, per cui la rondella si monta con queste 2 che nella sostituzione ha mantenuto. La rondella si monta sulla. La vite si monta sulla rondella e poi la rondella la mettiamo sulla piastra. Allora, per questo, questa relazione la tiriamo via, elimina. E di qua mettiamo a posto prima questo è una. Aggiungiamo l'asse, mettiamo a posto l'asse della rondella con l'asse del foro dove va la vite sul piatto. Allora, questa la dobbiamo aggiungere. Vincolo. Componente, scegliamo la rondella, asse, vediamo se riusciamo a prenderlo. Quindi asse della rondella con componente questo, asse del foro.
Quindi abbiamo messo a posto la rondella per quanto riguarda, e diamo l'ok. Per quanto abbiamo messo a posto la rondella per quanto riguarda, accetta la relazione, per quanto riguarda il suo posizionamento, il posizionamento delle superfici. Adesso dobbiamo mettere a posto l'asse. Abbiamo messo a posto la rondella per quanto riguarda il posizionamento dell'asse. Adesso dobbiamo mettere la superficie sotto della rondella sulla superficie del piatto, che è quello che abbiamo cancellato prima. Allora, la superficie sotto della rondella, eccola qua. Non c'è bisogno di prendere con la superficie sopra del piatto. E diamo l'ok. Questa volta accetta la relazione perché ancora c'è qualche problema. Vediamo che cosa è successo. Ah, c'è questa vecchia relazione che possiamo cancellare. Sì, ho aggiunto una relazione senza. Oh, scusate. Indietro. Via. E mettiamo a posto questa, che era già tra piatto e rondella. Modifica. Era solo da mettere a posto. Questa è una superficie. E la rondella è già a posto. Dobbiamo solo indicargli il piatto. Ok. Ed è andato tutto a posto. Quindi la sostituzione dei componenti, ma l'abbiamo già visto nell'altro filmato, non è così automatica. Qualche relazione ovviamente si perde, ovviamente. Non tanto ovviamente, ma si perde e bisogna risistemarla. E adesso possiamo andare a fare, la nostra serie associativa. È la serie associativa, questa è la serie rettangolare, questa è la serie circolare, queste non le faccio rivedere, praticamente funzionano allo stesso modo delle serie negli schizzi, quindi associativa, che è quella nuova. Andiamo a selezionare il componente, prendiamo questo e andiamo ad associargli nel piatto forato. Nella modellazione questa serie qui, cioè gli sono andato ad associare la lavorazione che crea tutti i fori cilindrici, i perni vanno nei fori cilindrici. A questo punto questa è la serie che devo ci mettere e vedete che con un solo comando i perni sono stati tutti sistemati. E lo stesso mestiere adesso vado a fare per un'altra serie associativa che è quella dei viti e rondelle. Allora, fermi un attimo, qui c'è rimasto serie associativa, vite e rondella. Vado a prendermi la lavorazione nel piatto forato della serie circolare 2, vedete dove ci sono le filettature, e le vado a mettere e do l'ok. Nessun problema, velocissimamente sono riuscito a costruire il piatto forato con tutti e 18 gli elementi inseriti. Tutti e 18 gli elementi inseriti. Faccio notare questo, che con due comandi, sfruttando la serie associativa, con due comandi ho sistemato tutto ed è tutto perfettamente sistemato. 6 e 6, questa serie 2 ha dentro per ogni elemento sia la vite che la rondella, sia la vite che la rondella, sia la vite che la rondella, tutte posizionatissime, non sono, vedete, vincolate a terra, ma sono, non sono fissate, ma sono posizionate nel punto giusto, perché ha usato i dati della serie per fare tutti i posizionamenti. Le relazioni sono solo le 5, 6, scusate, con cui abbiamo messo i primi due componenti. Tutto il resto delle relazioni rimane dentro il componente duplicato, dentro questo elemento 1, elemento 2 della serie componente 2, elemento 1, elemento 2 della serie componente 1. Ecco, questo è un comando veramente molto potente. Prima di licenziare questo filmato, un controllo sull'assieme. È un controllo che conviene sempre fare. Allora, si trova qui negli analizza, chiaramente di un file YAML, analizza interferenza. Allora, il comando viaggia con una logica di definire due gruppi e analizzare le interferenze, però quando
Uno, per esempio, come in questo caso qui, vuole verificare un assieme completo, basta definire il primo gruppo e definire scegliendo tutti gli oggetti del gruppo 1, non c'è bisogno quindi di definire il gruppo 2. In questa maniera, qui ci sono anche delle opzioni che comunque in questo momento non avendo sottoassieme e non avendo e non volendo fare una filettatura, un'analisi della filettatura precisa, evitiamo, quindi questi flag adesso non li uso e diamo l'ok. Dopo un po' ci viene fuori che ci sono un totale di 6 interferenze con un volume anche abbastanza cospicuo di 933, rotti millimetri cubi e sono le 6 filettature. Ecco, qui se apriamo qui troviamo tutte le filettature e sono interferenze fra il piatto e i bulloni. Che cosa vuol dire? E questa è la loro visualizzazione. Allora, quando abbiamo fatto il bullone, se vi ricordate, ha una parte della testa, beh, questo è un problema ovviamente, vediamo come risolverlo. Allora, quando abbiamo fatto il bullone, questo qua adesso lo apro. Mi conviene andarlo a prendere qui. Ok, apri. Una parte, vedete, del gambo non è filettato e questa parte del gambo ha diametro 8 mm. Ora, perché la filettatura non è M8. Ora, questa parte M8 con il foro che è completamente filettato, anche lui con un diametro nominale 8. Evidentemente comporta che ci siano delle interferenze fra la vite e cioè questa parte non filettata della vite, perché la parte filettata va dentro il filetto della madre vite del piatto e non dà problemi, ma la parte non filettata chiaramente va a far casino con la prima parte del foro completamente filettato. Allora, come si sistema questa cosa? Beh, se io aggiungo una lamatura, quindi allargo il foro filettato nei primi 3-4 mm, adesso vediamo quanti, praticamente una quantità pari a questa parte non filettata, il problema lo elimino, perché questa parte non filettata va nella parte iniziale del foro che è più larga e non va a interferire con la filettatura, invece tutto il resto si filetta. Allora, andiamo a leggere quanto ci serve di profondità di lamatura, poi faremo una lamatura da 9 mm di diametro. Allora, andiamo qui e leggiamoci della filettatura. E dunque, intaglio, corpo, schizzo 1. Perfetto, allora è questa la parte che ci interessa, quindi che va da questo punto sotto della testa del bullone. Allora andiamo a quotarcelo, quindi da qui a qui. Chiaramente questa è una quota che se adesso io clicco col tasto sinistro dice che è un'aggiunta di quota che posso fare solo come quota ausiliaria. Io chiaramente accetto per avercela scritta 3,125. Quindi faremo una lamatura di profondità 3,5 e di diametro 9 mm. Dobbiamo recuperare il nostro piatto forato, ce l'abbiamo qui. E nella serie nel primo foro delle filettature, eccolo qua, andiamo a modificare. Allora, facciamo una cosa, questo lo chiudiamo. Torniamo sulla piastra montata 001, di qua andiamo a fare la modifica del secondo foro, modifica lavorazione, eccolo qua. Miseria, si è staccato tutto, non volevo farlo, a dire la verità. Vediamo se riesco a rincollare sta finestra, sembra che abbia qualche problema. Ok, vedete che il foro dove è andata a finire la lavorazione qui nelle proprietà. Ok, il foro
non ha in questo momento una sede iniziale, la facciamo, quindi facciamo una lamatura. Anche qui si potrebbe fare, beh, facciamo una lamatura. Ok, abbiamo detto larga 9, profonda abbiamo detto 3,125, 3,5. Tutto il resto lo lasciamo, diamo l'ok. Allora, e questo è il vantaggio del avere un file di parte costruito con la serie. Ho cambiato una lavorazione su una filettatura, si è propagata a tutti. E se adesso vado di qua e faccio un aggiornamento del modello, questa si è propagata anche di qua. E come, perché lo so? Analizza interferenza. Analizza interferenza, diamo l'ok. Ci sono ancora 6 filettature, ma sono filettature corrispondenti. Queste sono. Ce n'è rimasta una che mi sembra strano. Vabbè, ISO piatto forato sono, e questo qua. I tratti, siccome le filettature sono filettature, diciamo, sono filettature finte, fasulle, cosmetiche, questi tratti è giusto che ci siano, perché in realtà i cilindri sono nella loro interezza. Questo è un argomento che ho già affrontato in un altro filmato, però mentre prima era un'interferenza, era un'interferenza vera perché non c'era questa lamatura e quindi andava la parte iniziale della vite a incidere il piatto, in questo caso no, tant'è che sono filettature corrispondenti. Se io le filettature corrispondenti non le faccio vedere, non ci sono interferenze. Cioè, laddove ci sono filettature corrispondenti, vabbè, l'interferenza ci deve essere perché è cosmetica la cosa. La filettatura che fa lui. Quindi, da questo punto di vista, anche questa l'abbiamo messa a posto. E notate come un errore presente in 6 posti diversi dell'assieme sia stato risolto andando a modificare una sola lavorazione, una lavorazione di foro che poi si è propagata tramite il comando serie a tutti i 6 fori filettati e tramite il comando serie, tramite il comando con cui abbiamo fatto il montaggio, si è propagata nell'assieme. Allora, in sostanza questo comando qui sembra serie e serie associativa è un comando da tenere ben presente quando si hanno ripetizione di pezzi da assiemare. Se si costruisce correttamente sia il file di parte che accoglie questi montaggi ripetuti, sia l'assieme con questo comando qui, si evita una grossa mole di lavoro e soprattutto si rende il tutto molto facilmente modificabile. Allora, anche con questo filmato ho finito, è un po' lunghetto, però diciamo, io spero che abbiate imparato anche qui qualcosa di nuovo. Al solito, se vi è piaciuto il filmato, mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete già per ricevere tutte le novità e non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.